Segui Gesù e non voltarti indietro. Ballami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo e leggiamo insieme la parola di Dio. Vangelo secondo Marco, capitolo 3, versetto 20 fino al 21. In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti, è fuori di sé. Amen. Carissimi amici, oggi abbiamo soltanto due versetti. È particolare come la liturgia abbia scelto solo due versetti, una piccola paginetta del Vangelo, ma che ha un grande contenuto e un grande messaggio per noi. Infatti, Gesù, che si vede accerchiato da una folla di persone che lo seguono, che lo ascoltano e che sono attirati da lui, al tempo stesso lui viene anche seguito dai suoi parenti, ma non in modo positivo. Infatti si dice, i suoi parenti, sentito che tanta gente andava da Gesù, uscirono per andare a prenderlo, per portarlo a Nazareth, perché dicevano è fuori di sé. Pensate che strano, vero? Che i parenti di Gesù lo considerano matto, pazzo. Addirittura è un'espressione usata dall'Evangelista Marco quasi per identificare in Gesù una possessione diabolica. E la famiglia pensava, chiaramente non Giuseppe, non Maria, ma gli altri, pensavano che agendo così Gesù in questo modo, sprovvisto, lui si crede il Messia, ma che cosa vuole fare? Ma che cosa vuole dire? Poteva disonorare la famiglia. Questo è stato il dramma che Gesù ha vissuto, pensate. Quindi Gesù da un lato ha le persone che lo seguono, noi in un linguaggio attuale, contemporaneo, diremo i followers, che lo seguivano, che lo ascoltavano, ma dall'altro aspetto ha le persone che dovrebbero appoggiarlo di più, i suoi parenti, mentre invece lo ostacolano, non credono in lui. Pur avendo vissuto insieme per 30 anni, perché Gesù inizia il proprio ministero pubblico verso i 30 anni. E gli altri, sembra strano che non si siano accorti di nulla in tutto quel tempo. Gesù è un segno di contraddizione. Gesù stesso nella propria vita ha vissuto ciò che viviamo noi, quindi ha fatto l'esperienza di essere accolto dai propri followers, dalle persone che lo seguivano e ascoltavano, ma di essere rifiutato, ostacolato, oltraggiato dai propri parenti. Per noi è un segno di contraddizione la fede in Gesù Cristo. Anche noi abbiamo persone che con noi condividono la fede e andiamo avanti insieme, preghiamo, adoriamo Dio, e con altri invece forse sono proprio i nostri parenti, i nostri amici più intimi che si allontanano da noi, che ci criticano, che ci giudicano. Ma Gesù, di fronte a una persona che lo voleva seguire, un giorno ha detto, ed è il Vangelo secondo Luca al capitolo 9, nessuno che ha messo mano all'arato e poi si volge indietro è adatto per il regno dei cieli. Cosa significa? Tu va avanti, coltiva la tua fede e fiducia in Gesù Cristo, nella sua parola, nella Chiesa, vai avanti. Non fermarti, non lasciarti scoraggiare da chi non crede in te, cioè da chi non crede che la fede in Gesù Cristo è la nostra salvezza. Non lasciarti scoraggiare, vai avanti. Anche se ci sono questi ostacoli, anche se proprio nella tua casa, anche se proprio nella tua famiglia, Gesù ha affrontato questo stesso problema. E Gesù ha continuato ad annunciare il Vangelo, la buona notizia. Quindi ecco il messaggio fondamentale per te e per noi cristiani oggi. Non lasciamoci scoraggiare.
né dagli amici, né dai parenti, né dai familiari. Andiamo avanti, anzi, affidiamo a Dio tutti loro, benediciamoli nel nome di Gesù. Gesù aprirà una strada per ciascuno di noi, affinché il loro cuore si apra al Vangelo, alla buona notizia di Gesù Cristo. Grazie, Signore, per questa Tua parola. Grazie perché mi incoraggi ad andare avanti, a non lasciarmi andare. Signore, io Ti chiedo, donami sempre più amici con i quali condividere la fede in Te, condividere la parola e l'esperienza di salvezza. Donami una comunità dove faccio esperienza di salvezza, esperienza viva Tua. E donami soprattutto, Spirito Santo, la pazienza di non ascoltare le male voci su di me, coloro che mi criticano, mi giudicano perché sono credente, cristiano. Nel Tuo nome li benedico e Ti chiedo, usa me affinché loro possano conoscere Te, Signore Gesù. A Te l'onore e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Cari amici, lo slogan di oggi è molto forte ed è un'esortazione ad andare avanti. Segui Gesù e non voltarti indietro. Non lasciarti distrarre da chi ti giudica, ti condanna perché sei credente, ma annuncia Gesù, annuncia che Cristo è risorto. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani. Ciao! Parlami, Signore, ti ascolto.